Giorgia Meloni stanzia altri 650 milioni di euro per l'acquisto di vaccini anti-SARS-CoV-2, che poi, diciamocelo chiaramente, sarebbe più corretto chiamarli sieri genici sperimentali, ma questo è un altro discorso. Pensavate che sarebbe cambiato qualcosa con l'arrivo alla presidenza del Consiglio di Giorgia Meloni? Arriva un'ulteriore delusione. Non ci credete? Ve lo faccio leggere. È tutto scritto nella legge di bilancio del 2023, a pagina 60, all'articolo 96. C'è chiaramente scritto che il fondo istituito nel 2020 è incrementato di ulteriori 650 milioni di euro proprio per l'acquisto di vaccini anti-SARS-CoV-2. Giorgia, cara Giorgia, ma questi 650 milioni di euro non era meglio spenderli per qualcosa di molto più utile per gli italiani, visto che i vaccini, o meglio, i sieri genici sperimentali, non prevengono il contagio e la diffusione della malattia?